Che è successo ieri sera? Svrang! Svrang! Com'è? Svrang! 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 Clic 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 clic. Svrang! Svrang! Ma ragazzi, io sinceramente, guardate, era ieri sera che rido, ma finalmente rido, ma proprio con gusto, con passione, no? Rido con la consapevolezza di essere contento. Allora, godo come un maiale. Ora io non posso nascondere le mie emozioni. Godo, pagliacci, godo! Ma più che altro mi viene da ridere, non so perché. Perché questa partita Atletico-Inter, no? C'era quest'aria che girava all'Inter in vantaggio di un gol, insomma, momento di forma eccezionale, detta di tutti, Inter in stato di grazia, l'Atletico da un po' che non gioca bene, insomma, era tutta indirizzata. Svrang! Svrang! Ma io l'avevo detto, l'avevo annunciato io, che sarebbe passato l'Atletico. Addirittura ieri durante la live del Tridente, ma ancora prima io dissi: guardate che l'Atletico al Wanda Metropolitano, attenzione! E infatti svrang, 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 ve l'ha delicatamente messo nel deretano e qua si gode. Che è successo? Che è successo? Ragazzi, allora, ho visto tutta la partita. Bisogna dire la verità, avete avuto anche una grande botta di culo a finire solo 2-1 in svantaggio, Cioè, perché se dobbiamo guardare, avete avuto le vostre occasioni con Thuram, mi ricordo, con Dumfries nel primo tempo, se non vado errato, e Lautaro un'occasione, ma l'Atletico ha sbagliato 6 gol davanti alla porta. Cioè, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, l'ultimo in ordine temporale è quello nel secondo tempo supplementare, un rigore in movimento su un assist perfetto di Griezmann. Ragazzi, lì devi buttarla dentro, e dovete ringraziare il vostro portiere migliore in campo, che per tre volte vi ha praticamente salvato le chiappe, per tre non è servito un cazzo dopo sprang, sprang, non è servito un cazzo, ma per tre volte va salvato le chiappe Sommer, ragazzi. Una su Depay o un paio su Depay, una su Correa, mi pare. Insomma, ha fatto degli interventi. La partita l'Atletico ha meritato, l'Atletico ha tenuto più a livello mentale, secondo me, più aggressivo, arrivava prima sulle seconde palle, insomma, anche a livello fisico. L'Inter dal suo le occasioni le ha avute, non le ha sapute sfruttare come solitamente fa, e ieri l'ha persa sotto il profilo, secondo me, dei nervi, della testa, secondo il mio punto di vista. I rigori, poi, vabbè, i rigori sono un terno all'otto. Lì Lautaro, rigore decisivo che sbaglia, praticamente lo butta in tribuna. Ma io lì i rigori, per onestà intellettuale, io i rigori non li considero, cioè, perché lì poi sei stanco, arrivi da 120 minuti di corsa, è difficile, insomma, lo capisco. Io guardo la partita, durante l'arco della partita l'Inter ha perso, ha meritato di perdere, meritava anche un risultato più, diciamo, pingue per l'Atletico. Secondo me un 3-1 per l'Atletico sarebbe stato più equo per le occasioni che ha
prodotto durante i 120 minuti, ma l'importante è che i prescritti vadano a casa. Svrang, 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 clic, 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 svrang, svrang. Com'è che è la situazione? Com'è la situazione? Grazie prescritti, perché oggi mi fate passare una giornata serena e finalmente non ho più quell'ansia che avevo l'anno scorso fino al 10 di giugno. Grazie prescritti. Questo, voi siete nati per questo, siete nati per rendere felici a livello sportivo i vostri avversari con le vostre figure di merda. Svrang, 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 clic, 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 svrang, svrang, ma va, fangulo, va. Fino alla fine, forza Juventus.